questa Imola sembra avere ormai ben pochi limiti e confini. Anche Mantova si è dovuta piegare alla legge di un Andrea Costa brillante nell'applicazione offensiva e capace di non mollare mai la presa, neppure dopo due tempi supplementari che avevano spremuto come limoni le energie delle due squadre in campo. Bowers ne scrive 27, questa volta però superato da un Raymond in formato monstra da 34 punti, con tanto di canestrone della staffa nel finale di gara e liberi della sicurezza per blindare il 103-98 finale. Allora, sono brevissimo, io devo dire soltanto due cose. La prima è che volevo ringraziare l'International, quindi la società con la quale collaboriamo col settore giovanile, perché venerdì abbiamo deciso di non mandare a giocare Nicola Calabrese per averlo in panchina oggi. È stato prezioso anche in quei 24-25 secondi in cui ha giocato, ma al di là di questo li devo ringraziare per la collaborazione e per la pazienza che hanno avuto nei miei confronti. Poi devo fare i complimenti alla squadra. Vittoria in una settimana così estenuante dopo una battaglia che avete visto tutti, di conseguenza i complimenti non vanno fatti solo alla squadra, ma vanno fatti allo staff e allo staff tutto, staff fisico, staff fisioterapico, lo staff medico, lo staff tecnico, perché è stato uno sforzo enorme.